Insieme col titolo d'inverno, l'Inter decide di regalare agli sportivi anche lo spettacolo, un piccolo assaggio in questa azione che precede di poco il primo gol di Sereni. Buon lavoro di Diaz e palla in rete, 1-0 al terzo minuto. Alla grande prestazione dell'Inter, il Torino ha potuto rispondere con un brillante show del suo portiere. Lorieri è diventato, col passare dei minuti, il vero protagonista del gruppo Granata. Dopo la deviazione di testa di Serena, parata in angolo su tiro di Matteoli. Raddoppio nerazzurro al 20esimo, consueta determinazione di Breme sulla sua fascia difficile passare e colpo vincente di Serena, 2-0. L'Inter ripete in meglio la prestazione di Bergamo, la difesa del Torino fa molta fatica di fronte alle veloci manovre nerazzurre, altra parata di Lorieri su Diaz. Al premio partita di Zenga è dedicata l'unica sequenza che l'ho visto impegnato oggi. Prima della chiusura del tempo ancora un tentativo di Diaz fermato da Lorieri e uno scatto di Serena su palla conquistata da Breme, rasoterra che finisce sul fondo sfiorando il palo. Non ci sono gol nella ripresa, preferiamo dedicare alle parate di Lorieri uno spazio speciale. È merito suo se un Torino in difficoltà non è uscito dallo stadio con un pesante passivo. Dopo lo show di Lorieri, microfono negli spogliatoi a Claudio Valeri.